Digital Bench Academy, oggi sono con una piccola delegazione del Master in Management e Innovazione e Marketing della John Cabot University. Ho fatto di recente una docenza all'interno del Master e i ragazzi hanno avuto il piacere di continuare a fare un laboratorio con me relativamente a Digital Bench. Allora, mi farebbe piacere, ragazzi, fare un giro di tavolo, per modo di dire, e chiedervi per poi trasferire a chi ci sta guardando, a chi insomma ha il piacere comunque di condividere con noi questa Digital Bench, le vostre impressioni di questo format. Allora inizio con Veronica. Sì. Ti volevo chiedere, Veronica, innanzitutto che cosa ti ha colpito quando ho presentato il progetto e che cosa ti sei portata a casa? Digital Bench mi ha colpito perché offre la possibilità di acquisire nuove conoscenze in riferimento ad argomenti verso cui nutriamo un interesse. Questo genera di conseguenza anche un certo coinvolgimento proprio perché grazie a appuntamenti settimanali che ci sono, abbiamo la possibilità di seguire gli argomenti che ci stanno più a cuore. Bene, ti ringrazio. Grazie, Allora, Elena. Giulia, Giulia, prova a farsi alzata di mano. Avevo il piacere di chiederti in realtà che cosa hai pensato nel momento in cui ho presentato il progetto, e che cosa ti è venuto in mente pensando ad un business model o Sì. ad un Che quello che lancio. risulta molto interessante e curioso in Digital Bench è questa differenza che c'è rispetto alle nostre, diciamo, come nascono le nostre start-up, imprese che nascono da un'idea, poi un business plan e poi c'è il lancio finale. Invece Digital Bench è un po' nata tutta al contrario, è nata da un'idea, poi c'è stato un lancio e adesso stiamo cercando di costruire un po' Digital Sì, in Bench. realtà ecco, aggiungo semplicemente, forse non l'ho detto all'inizio, con i ragazzi stiamo cercando proprio in ottica di laboratorio di passo passo seguire tutte le evoluzioni di questo format. E intanto veramente vi ringrazio perché avete Grazie a te, dato fin Caterina. dall'inizio, fin dalla lezione, insomma, degli spunti interessanti che peraltro ho anche messo in pratica. Infatti a breve lanceremo il sito, il logo e ci saranno una serie, insomma, di contributi molto utili da parte di ognuno di voi. Agata, allora Buongiorno. io ti lascio la parola proprio perché avevi fatto degli spunti, cioè avevi dato dei contributi e uno spunto interessante. Senza che ti faccia una domanda, ti lascio direttamente la parola. Sì, avevamo riflettuto un po' su quello che può portare Digital Bench a chi la guarda, appunto, chi partecipa anche a questi incontri. Io quello che credo è che oggi come oggi siamo di fronte ad un appiattimento culturale dovuto ad una forte anestesia di contenuti a causa della sovrapposizione tecnologica che abbiamo. Mentre Digital Bench è un concetto proprio diverso, in quanto si propone come piattaforma digitale che dà la possibilità sia alla generazione X che anche ai più piccolini, quindi ai nativi digitali, di potersi informare ed essere nuovamente stimolati da questi contenuti e poterli poi coltivare anche in maniera autonoma. Prego. Bene, grazie Agata, veramente questo è proprio, mi sta particolarmente a cuore quello che hai detto perché vorrei proprio fare questo. Cioè, l'obiettivo con Digital Bench è proprio trasferire conoscenze, trasferire know-how, interessare tutti quelli che comunque hanno voglia, no, di avvicinarsi a queste tematiche. A tal proposito, Sì. Amedeo, che insomma, è anche un esperto di video, ti lascio anche magari presentare questa tua Sì, io sono un passione. appassionato di documentari, di riprese e abbiamo avuto un confronto sulle tecniche, insomma, che si potrebbero adattare in Esatto, e futuro. quindi a breve comprerò Luci. una serie di attrezzature che Sì, mi ha consigliato Amedeo per non assolutamente. farmi andare praticamente il muscolo qui. In... Esatto. E a tal proposito, Amedeo, ti volevo chiedere, secondo te, come potrebbe essere, come dire, come si può aumentare l'engagement di Digital Bench e rendere il pubblico più interattivo? Beh, io partirei proprio da quello che ha detto Agata, in riferimento alle generazioni a cui Digital Bench vuole
affacciarsi, che vorrebbe includere in questo processo, partono quindi proprio da Instagram, che è il social media per eccellenza, in questo momento abbraccia queste generazioni e fa sì che possano essere attive. Digital Bench, come molte altre imprese che hanno vita su Instagram, può dar modo di fare sondaggi, rispondere domande, porre interrogativi e quindi aspettare delle risposte, dei commenti o una ricerca di confronto da parte di quelli che sono gli ascoltatori. La prospettiva per il futuro quindi è quella di avere comunque uno scambio alla pari tra spettatori e tra portatori di interesse, insomma, e anche chi fa le vere e proprie sessioni di Digital Bench per trarne tutti quanti qualcosa, Un un beneficio. beneficio gratuito per tutti, semplice Bene, e intuitivo. bene. Allora, ragazzi, innanzitutto grazie. Questa Grazie ancora a Digital voi. Bench, Grazie insomma, abbiamo fatto durare un po' di più perché siamo in 5. E a te. Sì. quindi appuntamento con i ragazzi della John Cabot University a mercoledì prossimo con un'altra Digital Bench. See you next time. Ciao. Ciao. Ciao.